Ok, ora andiamo al piano successivo. Vediamo se riusciamo a resistere anche questo piano. Ah, non ho letto quello che c'era scritto, vabbè. È poco più avanti. Se riusciamo a resistere anche questo piano, poi torniamo indietro. Se vedo che già faccio fatica, torno indietro subito. Quella è quella rossa di prima. Però ti ho beccato alle spalle di nuovo, ti sta bene. Di nuovo il cavalierone. Però non è la stessa cosa, è come succedeva tipo nelle mid fight in Persona 5, che magari aveva lo stesso aspetto ma le difese non erano le stesse. 300 HP, eh? Allora, prima di tutto iniziamo un attimo a tirare giù lui. Era debole al vento o al fulmine? Al fulmine, perfetto. Perfetto. Forse riusciamo a cavarcela. 75. Tu rimani a terra. Dovrei provare col ghiaccio, ma tanto ormai... ormai tra poco sei morto, mi spiace. Per un attimo non so perché ci ho sperato che il fulmine l'avrebbe atterrato. E con questo dovrebbe crepare. No, peccato, vabbè. Speravo di fargli, esatto, un colpo per la mano arcana. Che cosa è uscito? Metà? Metà denaro, eh. Allora, facciamo così. Uno. Due. La cambiamo in persona. Ah, Pixie, vabbè, però bonus perfetto. Pixie, non ce ne frega niente. E otteniamo 315 yen, che vabbè, in realtà non è neanche male. Ci stanno. Cosa c'è nel forziere? Spero... in realtà a me va benissimo, però... tanto abbiamo imparato che... anzi, fermo un attimo. Ok, tu cambiamolo in angelo. Perché se mi tira giù di nuovo Izanagi poi fugge. Ti sta bene. Ti sta bene, maledetto. Morto? Yes. Quanto prendiamo? Cosa prendiamo? Mano arcana. Cosa abbiamo ottenuto? Benissimo. Allora, facciamo 1, 2, 3. Slime, va bene, non importa. Perfetto, angelo sale di livello, otteniamo dei denari. E slime, ma come abbiamo detto, non ci serve. Quella, 500 punti esperienza e un bel po' di yen. Vabbè, in realtà non è neanche male. Però... A livello di difficoltà da tirare giù è particolare. È abbastanza particolare. Pugno sonico. Allora, io direi di sfruttare di nuovo Yosuke per curarci tutti. E gli SP, se ci rimane qualche strumento, li continuiamo a dare a lui, giusto per continuare poi successivamente a curarci. Quindi Yosuke per il momento lo teniamo nella retrovia. Dicevo, lo teniamo nella retrovia e cerchiamo di fargli usare il meno possibile i come si chiama, gli SP. Quindi tu sei debole al ghiaccio e tu sei resistente al vento. Ah, è aumentato l'attacco, vedo. Bastardo nano. Perfetto. Ecco qua, rimani con un po' di vertigini. Poi continuiamo ad attaccare lui nella speranza di un critico. Sì, il critico col culo che esce. Aia, che male. Dai, tiralo giù. Perfetto. Tu sei ancora a terra. Vabbè, non importa. Con Cie lo tiriamo giù di nuovo. E forse riusciamo a prenderci un'altra mano arcana. Vai. Sta cosa della mano arcana
ti rende veramente molto più sensato usare l'assalto. Ti rende veramente utile usare l'assalto, perché tu in teoria finisci per non usare l'assalto. No, va bene i soldi, perché alla fine, appunto, in Persona 5 dico, non usi l'assalto appunto perché sì, fai un po' di danno, ma una certa, tanto meglio che non assalti e fai un'azione in più. Qua invece, se assalti e uccidi, hai la possibilità di ottenere sicuramente qualcosa di buono. Poi goccia dell'anima. Allora, fammi vedere, abbiamo visto tutto fino ad ora. No, di là si proseguiva. Forse facciamo il giro da questa parte. Qua ci sono le scale. Ma scusami, non aveva detto che si trovava in questo piano? Ah, di nuovo il re. E vabbè, qua facciamo prima ad attaccarli fisici, sempre nella speranza di un critico che arrivi. Evocazione. Porca troia, il cavaliere. Cacchio, no 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 ragazzi, dovete attaccare quell'altro, dovete attaccare questo qua, perché se ne evoca altri è un problema più grave del cavaliere. Aia, fa anche gli attacchi di fulmine. Ok, in teoria, esatto, stanno tutti attaccando lui ora, giusto? Brava Cie. Perfetto. Ora attacchiamo il cavaliere proprio perché lui ha le vertigini. Ho sbagliato, dovevo puntare sempre su di lui. Comunque abbiamo capito come funziona lo sprint. Lo sprint attacca automaticamente l'ultimo avversario che hai nel mirino con quel personaggio. Cosa otteniamo? Prima questo, poi questo e poi questo, perché così ci togli già una metà e con l'altro invece ce ne riguadagniamo un po'. Quindi in teoria perdiamo molto meno del 50%. Infatti sarebbe un DPS 200 o 300 e siamo 400 e passa. Ottimo. Strategia di guadagno. Ci sono un po' di porte. Dobbiamo trovarla? Sai che ti dico, a questo punto... Ah no, però abbiamo il coso perfetto, tanto vale... sfruttarlo. Tanto vale sfruttarlo se abbiamo quello perfetto. Perché perlomeno... Che culo. Così almeno ci prendiamo qualche carta. E sono morti entrambi. Oh no, non è vero. Peccato. Se morivano entrambi ci prendevamo una carta. Però già la prendiamo... A prescindere, sono stupido e devo ricordarmelo. Ah, si è curato. Vabbè, meglio per noi. Almeno non ci ha attaccato mentre ero atterrato. Allora, che cosa prendiamo? Tutte e tre le carte. 1, 2 e 3. Con l'aumento della magia e un po' di esperienza in più. E la carta ribellione. Ribellione, chissà che cosa fa. 8 di forza, Vabbè, in realtà non è male, perché ha resistenza, agilità e fortuna. Sai cosa servirebbe? Una divisione dei vari menu. Cioè c'è il menu degli oggetti chiave, c'è gli oggetti questi qua che trovi, questo che non so che cosa siano. Ah, materiali forse. Comunque, ribellione. Però non mi fai vedere che cosa fa, A meno che non la uso. Non mi fai vedere, mi dici questa è la carta di ribellione. Ok, grazie. E cosa fa la carta ribellione? Ah, di nuovo lui. Allora, voi due attaccate questo. Tu invece questo qua. Perfetto. E attaccalo, così gli diamo le vertigini. E ora, perfetto. Anche tu Cie, continua ad attaccare lui ora. Perfetto, non ti ripre... Ah, si è ripreso. Ti sta bene, scemo. Se ti atterro poi sono anche contento. Ti sta benissimo.
Vabbè che in realtà come prima non ci serviva, però vuoi mettere? Allora, io farei questa, vediamo se otteniamo una persona nuova. Persona nuova, che tra l'altro era quella che volevamo fondere prima, quindi cioè è andata anche bene che non abbiamo speso nulla. A livello 8, al posto di Sandman. E anche Angelo sale di livello. Però la forza rimane sempre a 9. Che palle, Angelo. Abbiamo bisogno di forza, su. E un altro forziere dorato. Ai prossimi giri dobbiamo... Smoking elegante, di nuovo. Ai prossimi giri, dicevo, dobbiamo... Ho sentito di nuovo il rumore di catene. No, 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 no. No, 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 non può essere. Non può essere Reaper al primo palazzo e così spudoratamente. Non può essere Reaper. Non possono averlo messo subito a inizio gioco così. Cioè nei Memento te lo dicono, se rimani fermo nei Memento potrebbe apparire un'ombra molto forte. E infatti tu sei spinto proprio a non rimanere fermo nei Memento. Ma qui non avrebbe senso che già mi fai vedere Reaper al primo castello, palazzo, programma TV, quello che è. Sono sopravvissuti, è incredibile. Speravo rimanessi giù, anzi, speravo che morisse. Vabbè, mano arcana ce l'abbiamo lo stesso. Allora, personcina nuova, quindi 1, 2 e forziere, per forza. Ah, pensavo che era una persona, invece è un fantasma a testa con solo i capelli. Wow. Yomotsu Shikome, livello 7, con tocco del male avvelena i nemici. Percepisci in te, sta per verificarsi un cambiamento? Conservare fino a 8 persone. Ah, quindi aumenta il numero di persone al salire dei livelli, non è più legato alla trama. Quindi ora ti do il permesso di possedere più persone. Non può essere lui. Ok, non era lui, per fortuna. Per un attimo ho visto le zampette fare così e ho avuto... Ma quante possibilità ci sono che funzioni? Forse funziona perché ha fatto il critico. Ti prego, killalo di nuovo. Wow, che culo. Allora, ci dobbiamo sbrigare. Sbrigati. Forziere dorato, vieni qua. Va bene. No, ma come? Ma non era dietro, dai. È una bugia questa. Oh, ma Bufu, bravissima. Comunque, sbrighiamoci a prendere questo forziere con un talismano antivento. Perfetto, perfetto. Corri. Corri che se c'è davvero Reaper siamo fottuti. Ok. Piano numero 8. In teoria, credo che siamo arrivati. Ho sbagliato. Perché ho schiacciato start? Ah. Vabbè, metti che mi arriva davvero una richiesta d'aiuto. Sono in pericolo, aiuto. Va bene. Questadore, deve essere lei, è proprio dietro questa porta. Vuoi aprire la porta? Speriamo che sia l'ultima, perché non sono sicuro di poter proseguire oltre. Eccola, è lei. Quattro, c'è anche un orso. Yukiko,
Lo sapevo. Lo sapevo, lei non vuole né l'albergo della famiglia, non vuole stare qui, non vuole essere riconosciuta da tutti. Certo, tu sei un maschio. esatto. Lo sapevo. Lo considero un uomo. Lo era. Perché? Esatto. Sono venuta qui a salvarti, infatti. Vedi, lo sapevo. Igurashi! È Igurashi sto cazzo di posto! Guardate Igurashi, poi mi direte che se non è uguale. Lei è Rika! Lei è Rika di sto cazzo di gioco! Sei incatenata a questo luogo! Lo so, guarda che non è facile. Guarda che non è una cosa da poco, scegliere, prendere e andarsene. Esatto. Ma c'ha ragione Yukiko, ma vaffanculo te la locanda, cioè del senso. Se non vuoi questa vita, accettalo e basta. È una cosa normalissima che i ragazzi non vogliono seguire le orme dei genitori. Yuna! Fanculo le tradizioni storiche, no? Eccolo. Cosa diventerà? Un candelabro? Una fenice? Un piccione più che altro. Che brutto. Quella di Yosuke ci stava. Quella di Chi era molto bella come ombra. Quella di Chi era veramente bella. Palese sia debole al ghiaccio proprio perché c'è Chi in squadra. No, mi dispiace per te, ma non è vero. Brava Chie, ci pensiamo noi. Che bella che è la musica delle boss fight. Allora, Izanagi. Poi aumenta l'attacco, no? Riduzione della difesa per un nemico. Rakunda. Vediamo. Poi aumenta precisione dell'illusione, silenzio un nemico, danno fisico. Allora, aumentiamo l'illusione di Chie. Perché metti che fa un attacco di fuoco, almeno lo evita. E tu? Danno di ghiaccio leggero. Singolo. Lo sapevo. È un danno extra che possiamo fare. 122. Mi dispiace, persona sbagliata. Allora, proviamo con il fulmine. Dubito che faccia qualcosa, però. Vediamo almeno con le altre abilità se qualcuno può fare qualcosa. Ne dubito altamente. Solo Chie, in questo momento, è l'unica utile. E sai che ti dico? Io non faccio l'assalto. Attacchiamo di nuovo e basta. Dovrebbe essere la gabbia invece lì a terra, c'era solo la gabbia vuota.
Colpo di fuoco? No, muro bianco. Avrei fatto muro azzurro io. Vediamo se è resistente al fisico. No, non è resistente al fisico. E allora, vai Cie. Osserva con passione. Allora, è probabile che adesso farà un attacco di fuoco, quindi... Attacco di fuoco contro tutti, tra l'altro. Non male. Allora, fammi solo vedere una cosa. 10 e 9. Però con questo ho più fortuna, quindi magari riusciamo a tirare giù un critico. Ne dubito, però. Illusione ristabilita, vai di Bufu. Chissà se a questo giro davvero ce la faccia. Ah, giusto, aveva ancora la difesa alta. Aia. Allora, HP 20, no, non vanno bene. Di un alleato il 30%. Bravo Yosuke. E tu, Bufu. E assaltiamo. Che non sarà un granché di danno, ma almeno è già qualcosa. 89. Sai perché gli sto facendo così poco danno, stupido io? Perché non ho abbassato più la difesa. È vero. Evocazione, no. Allora, abilità Izanagi. Rakunda a lei, ovviamente. Tu, mio caro protagonista, devi fare da supporter adesso. Resiste al vento, eh. Vediamo se resiste al ghiaccio. Non resiste al ghiaccio. Questo vuol dire che ti dovrò menare e basta. Silenzio. Oh cazzo. Niente più magie, eh. Vabbè, a questo giro tanto non ci potevano servire. Quindi proviamo con Zio. Vediamo se fa qualcosa. Debole, perfetto. Rimanitene a terra, allora. Perfetto. Ho sbagliato. Vabbè, non importa. Bravissimo, Yosuke. E c'ha ancora il muro bianco attivo. Non fare l'incenerimento, ti prego. No. Dovevo evitarlo. E lo so, Cazzo. Ci è andata. Allora, pensiamo prima a noi stessi. No, pensiamo a Cie prima, perché così abbiamo un turno in più per curarci. Allora, abilità Dia su noi. 61, un po' poco, eh. E oggetti 30, 50. Non abbiamo proprio più nulla, eh. Avrei dovuto allenarmi di più per questa battaglia, probabilmente. No, sei un pezzo di merda. Sei veramente un bastardo, tu. Dobbiamo tirarlo giù. Perfetto. Poi Bufu, anzi, ma Bufu su entrambi. Così abbiamo un turno in più per attaccare anche lui. E vabbè, non fa niente. No, di nuovo incenerimento.
che palle. Bravissima lei che l'ha evitato però. Allora, tu... sì, per forza. Merda, non ho più... Non posso rischiarmela, vero? Incenerimento già l'ha fatto, quindi... Oh, è fuggito! Fantastico! No, di nuovo! Meno male! Meno male che non appare più! Che culo! Allora... Riduce la difesa! Perfetto! Poi tu mi curi a me! Madonna mia, meno male che non appare più. Meno male, forse perché l'abbiamo abbastanza colpito un po' di volte. Non ho più niente per gli SP, vero? Ma lo sapevo, E adesso qua è tutto di... È tutta questione di continuare ad attaccare e basta. E che palle però, eh. Allora, aspetta. Eh sì, mi conviene. Dobbiamo sperare in qualche critico. No, che palle, lo spavento. No, no, no. Perché, aspetta. Ecco, devo usare lei per forza. Non mi può fuggire Yosuke. Non mi può fuggire dalla battaglia. Per favore, Yosuke. Quando finirà questa battaglia? Anzi, tu guardiati che ho paura che faccia... No, al prossimo turno lo farà, sicuro. Ok. Qua è un... È una battaglia adesso di... Di resistenza, purtroppo. E tu, ovviamente, ti guardi. No, di nuovo. Che palle. Non posso permettere che questo mi fugge. Già, non gli facciamo niente di danno. Se poi fugge pure, è la fine. Adesso ci curo, te lo curo io, tranquillo. Che io ancora non so che se mi muore il protagonista. Ancora? Oh, ma lo fa apposta, eh. Oh, se il combattimento continua così, a me va pure bene. Il problema è che continuiamo ad attaccare con uno solo e basta. Perché io lo so che se nel momento in cui adesso smetto di guardare, faceva l'attacco di fuoco. Non posso continuare, dobbiamo tentarla e continuare. Ma perché si accanisce su Yosuke? Ma che gli ha fatto? Ma che t'ha fatto Yosuke? Smettila di sgomentarlo. Che palle. Vi prego, qualcuno tiri giù un critico. Proviamoci a sto punto. Qualcuno tiri giù un critico, per favore. Che così almeno la buttiamo a terra. Il combattimento adesso continua tutto così, con lei che cerca di sgomentare Yosuke e di farlo fuggire. Yosuke invece
è un alpha man e continua ad attaccare. Nel momento peggiore. Nel momento peggiore. Allora, aspetta. Yosuke, torna da me, per favore, che tu mi servi. E soprattutto, cura questa poverina. Bravissima. E tirai un calcio in faccia. Io lo so perché continua a prendersela con Yosuke. Io lo so. Continua a prendersela con Yosuke perché è l'unico che ha una magia di cura. Probabile, lo ipotizzo. Vai di nuovo su Chie. Merda. La vita è verità, non è un sogno, le tue anime lo sanno sin dalla nascita. La verità è qualcosa che va scelto e afferrato, qualcosa di scoperto con la propria visione di volontà. Solo rendendosene conto il cercatore diviene verità incarnata. Il cordone collega il passato e il futuro, ma ora il destino del nostro ospite è stato tranciato alla verità. Langisce la foresta vuota e nebbiosa. Vuoi riprovare all'entrata del piano? Sì. Ma io ho ancora tutti i miei oggetti? Sì, ho ancora tutti gli oggetti. La cosa migliore è rientrare domani. Usciamo e domani ci riproviamo. Mi sembra la scelta migliore. E se ti dicessi di no me stesso del passato? Sono passate 3 ore in più in game e siamo passati dal livello 15 del nostro personaggio al livello 19. Non è un grande balzo, hai ragione, ma a livello di persone siamo cresciuti molto di più. Però prima di entrare nel salvataggio attuale, vorrei entrare un attimo appunto in quello vecchio, perché Igor ci deve dire una cosa, o meglio, più che Igor, Margaret. Oh, sei venuto? Vieni spesso qui, eh? Cosa vuoi stavolta? Una persona? Una carta abilità? Tanto per me è uguale. Puoi scusarci. Marie, devi imparare a darti un contegno. Eh? Che vorresti dire? Stupida imbecille testa di rapa bacchettona. Ah, ti porgo le mie scuse. È fin troppo indisciplinata per me. Ti capisco. Hai ragione. Sappi tuttavia che tutto questo serve ad agevolarti nel tuo viaggio. Nel mio viaggio? Questa stanza è indissolubilmente legata al tuo destino. Nulla qui accade senza uno scopo ben preciso. Infatti, alla nostra sconfitta, il nostro destino è stato segnato. E la stanza di velluto, in teoria, chiusa. Sembra che tu e Marie vi siate già incontrati prima di ritrovarvi in questa stanza. Incontrare una creatura non umana e riuscire a comunicare con lei. È stato il tuo destino a condurti in questo incontro. Però aspetta un attimo, noi incontriamo Marie, è vero, al nostro primo accenno in questa nuova città. Però scusami, in teoria noi non abbiamo già incontrato Igor e Margaret nel nostro viaggio sul treno? O viene tutto dopo? Perché in teoria sarebbe un controsenso. Io e Marie siamo collegati? Sfortunatamente, anche questa è una domanda che non ha una risposta. Questa stanza è l'incrocio dei vostri destini. Tu, il cliente, e lei, una creatura non umana giunta fin qui. A cosa porterà questo incontro? Perdona la franchezza, ma anche noi siamo curiosi di scoprirne gli sviluppi. Ok, quindi è un personaggio da approfondire. Marie cavalca questa terra da ben prima del tuo arrivo, ma non è umana. In altre parole, la sua comprensione del mondo in cui vivi è incompleta. Pertanto, vorrei chiederti di portarla fuori da questa stanza, se ti è possibile. Come ovvio, tuttavia, al momento sei impegnato a visitare il mondo all'interno della televisione. Grazie. Ti prego dunque di invitarla a venire con te non appena ne avrai il tempo. Invitarla con me in un altro mondo della televisione o invitarla con me in giro in generale? Ok, Marie? Come vuoi, come ti pare. Non mi importa, ma è tutta rossina in faccia, piccolina lei. Sembra che Marie sia interessata a lasciare questo luogo. Dovresti tornare a parlarne non appena le avrai lasciato il mondo della TV.
Ok, quindi in teoria questo è l'unico momento in cui qualcuno ci dice come si chiama questo mondo. Mondo della TV. Detto questo, torniamo al mio salvataggio attuale. Non solo ho grindato un po' di livelli, ho ottenuto anche, senza fusioni, qualche persona nuova. Niente di eccezionale alla fine. Anche solo Valchiria. Lascia fare. E non solo quello. Grazie all'ottenimento della mano arcana e l'ottenimento delle coppe, ho ottenuto e riacquisito tutti gli HP e tutti gli SP. Dunque, entriamo nella stanza di velluto. Fondiamo qualche persona, visto che ora ne abbiamo la possibilità. Ok, io inizierei a puntare a questo, Jack Frost. E lo farei in questo modo. O Fornese Sandman Angelo o Valkyrie Angelo Fornese. In teoria questa è la migliore perché tutti e tre hanno statistiche aumentate e soprattutto Jack Frost ha un attacco di tipo ghiaccio non indifferente. Il problema cos'è? È che è debole al fuoco. Ritiene accettabile questa persona? Non devo pagare, vero? Perfetto, almeno quello. E questa è la nostra prima fusione a tre. Ti immagini se adesso fallisci e otteniamo qualcosa di meglio? Sarebbe incredibile. Sì, mio Dio, quanto show off sta cosa. Sono Jack Frost. Oh, ho piacere di conoscerti. Hi-ho. L'affinità sociale del mago infonde potere a Jack Frost. Beh, non tanto, immagino. Vabbè, in realtà è salito anche di un livello, Benissimo, e la nostra primissima fusione è stata fatta. E se lo fondiamo con Sandman otteniamo Arcangelo, mentre con questo qui otteniamo Vetala, che è debole anche lui al fuoco. Fantastico! Ok, facciamo Arcangelo da Jack Frost e quest'altro. Ecco qua, anche Arcangelo. Sono Arcangelo, percorrerò con te il cammino verso la gloria. E direi basta, forse possiamo fare ancora qualcuno. Sì, possiamo fare Ameno Uzume. Va bene, dai, facciamo anche lei, già che ci siamo. Sono Ameno Uzume, ti resterò per sempre accanto. Grazie. Benissimo, direi che con questo siamo a posto. Come ho detto, Jack Frost sì, è sicuramente un'ottima persona, ma con la debolezza attuale al fuoco non me la voglio rischiare. Noi siamo totalmente carichi. Direi, proviamo a fare il combattimento. Se va a nostro vantaggio e ce la facciamo, benissimo. Se non ce la dovessimo fare, ritorniamo davvero domani. Prova anche a mandare una richiesta di soccorso. Metti caso qualcuno ci risponde. E iniziamo il combattimento. A questo giro, mia cara, sono molto più preparato. Eh già. Adesso ti sfondo, cretina. Spero, in realtà, perché ci è l'unica che mi preoccupa in questo gruppo. Ci è l'unica che mi preoccupa, sincero. Persona! Buffo! Aia, che male! L'attacchiamo? Ma sì! Ah! 96, Benissimo. Allora, che abilità c'hai tu? Silenzio un nemico, non credo che funzioni. Ci provo, ma ne dubito. E infatti lo immaginavo. Abilità, buffo. Perfetto. E la saltiamo di nuovo. Assaltarla è come avere un turno in più, madonna mia. Sì, decisamente. Muro bianco, Davvero pensi di poter fare qualcosa, tesoro? Se utilizzo Arcangelo e faccio vulnerabilità al ghiaccio, secondo voi funziona? Speriamo. Allora, abilità, vulnerabilità al ghiaccio. Oh, mi dispiace, è stata annullata la tua abilità. Detto questo, aumentiamo l'illusione di Cie. Perché, sai, meglio evitare. E con questo, buffo.
Ah, funziona comunque l'abilità, eh? Questo non l'avevamo previsto. Questo non l'avevo previsto. E allora mettiamo i Izanagi, anche se lei resiste agli attacchi fisici, e la attacchiamo. 49, ok, non è male. Attacco. Perfetto. E tu guardati, che non si sa mai. Perfetto. Detto questo, attacchiamola di nuovo. Ancora una volta. E vai anche tu. Resistenza al ghiaccio ristabilita. Lo sapevo. Hai attaccato la persona sbagliata. Brava peredina. Brava cretina. Detto questo, persona Angelo. Dove sei? Bufu. Ti dirò che ho veramente tante emozioni a rigiocare un Persona. Certo, è molto diverso rispetto a Persona 5. È davvero molto diverso. Eppure mi sta piacendo un sacco. Abilità. Bufu. Critico. Brava Cie. È così che si combatte. Che poi aver grindato non è neanche un crimine, perché se avessi giocato da solo avrei fatto anche di più. Non sarei arrivato solo al 18, anzi al 19. Oji-sama. Principe azzurro appare. Allora, non so se abbia senso attaccarlo. Non so se abbia senso attaccare anche lui. Però vorrei provarci. Vediamo se crepa con un ama. Bloccato. Ok. Proviamo allora con il vento. Vediamo se fa qualcosa. Resiste al vento. Ok. Abilità Mabufu. Anche se so che lui non è debole al ghiaccio, ma almeno iniziamo ad attaccarlo. Perfetto. E perché no? Di nuovo un Mabufu. Giusto per fare danno a tutti e due. Ah, bravo. Mi hai silenziato. Adesso farà incenerimento. Ah no, muro bianco. Perfetto. Brava, brava. Allora, vediamo cosa posso fare. Allora, attacchiamo con Yusuke e noi il principino. E con lei ci guardiamo. Che pezzo di merda, lo sapevo che mi faceva un critico. C'è un bastardo, lo sapevo. Mi dispiace, ero in guardia. Detto questo, attacchiamo ancora il principino. Nella speranza sempre di un critico, in realtà. E tu guardiati ancora, che non si sa mai. Osserva Yukiko con passione. Brava, osservami. Io intanto. Abilità Mabufu. Perfetto. Che è esattamente quello che speravo. Ah giusto, ancora il muro bianco. Cazzo, adesso mi attacca. E non arriva più nessuno. Perché sei un pollo rosso, tesoro. Allora, persona, rimettiamo Izanagi a questo giro e attacchiamo fisico. Vai anche tu. E guardati. Guarda, lo sapevo. È un pollo proprio. Aspetta, lei è ancora debole al... Sì, non ha più la resistenza, perfetto. Abilità. No, devo mettere Angelo. Perfetto. Angelo mi piace un sacco come persona. Bellissima, fatta benissimo. Perfetto. Ti giuro che a sto giro voglio provare a sconfiggerla con l'assalto e vedere se otteniamo qualcosa. Bufu. Perfetto. Solo che a questo giro non la saltiamo e faccio la guardia per sicurezza. Potrebbe fare incenerimento adesso.
Critico? No, per fortuna, che culo. Allora, abilità, buffo di nuovo. Adesso la saltiamo. Guarda! 94, dai che ci stiamo avvicinando alla sua sconfitta. Guardati tu. Già, ti sei sbagliata, mia cara Pollo. Ninghe! No, di nuovo sta cazzo di attacco. Che palle. Allora, ama. No, aspetta, ho sbagliato. Patra. Che io ho paura che mi fugge. È quella la verità. Che se sto stronzo mi fugge via. No. Allora, oggetti. Vediamo se abbiamo. No, peccato. Pensavo di avere ancora un oggetto che faceva danno da ghiaccio. Attacca. Perfetto. E tu? Bufu. Sta andando decisamente molto meglio rispetto alla volta scorsa. Decisamente. Ok, quindi al prossimo turno attaccherà con incenerimento. Allora, persona, Izanagi e attacco fisico. 51, 51. Guardia. Di nuovo. Avrei dovuto rischiare, ma anche la volta scorsa l'ho rischiata e alla fine mi ha attaccato. Quindi Patra. Finché costano così poco le abilità, le uso volentierissimo. Persona 72. Forse avrei dovuto attaccarlo molto prima con gli attacchi di vento con lui. La rischiamo? Ma sì, rischiala. Perfetto. Allora, chi è che aveva l'abilità di cura? Ameno Uzume? Sì, media. Perfetto. Così si concretizza delle abilità. 66. Il problema, adesso potrebbe attaccare veramente. No, voce di nuovo dello sgomento. Però adesso è debole al ghiaccio. È quello che ci importa. È quello che ci importava. Quindi, Patra. Ho paura di ucciderlo con un colpo di vento, però. Ho paura di ucciderla. Vabbè, nel caso succederà. Persona! 69 e Bufu. Ti prego, sopravvivi. Dai che ti voglio ammazzare con l'assalto. Ti prego, ti prego, voglio ucciderti ad assalto. Voglio una carta. 95. Eccolo, adesso lo fa incenerimento. Cazzo, se lo schivavi eri grandissima, Cie. Adesso arriva un altro principe. Ah, dannazione, speravo. Ci ho sperato che. Allora, Ameno Uzume. E di nuovo curiamo tutta la squadra. Che tra l'altro, 7 punti è un cazzo per curare tutti. A me sembra che in realtà in persona 5 media, dia e simili costassero molto di più. Danno fisico, no, silenzio nemico. Aumenta l'illusione, che si sa mai. Perfetto. Non voglio attaccarla perché ho paura di tirarla giù. Volevo tirarla giù con un colpo di ghiaccio. Vabbè, non importa. Vittoria. 10.000 yen e niente carte. Peccato. Tanto sono abbastanza sicuro che sarebbe una mano arcana comune. Sarebbe come tutte le altre. E al primo giorno ce l'abbiamo fatta. Al primo giorno sono grandioso. Anche noi abbiamo accettato le nostre persone. Yukiko, ごめんね。私自分のことばっかで、ユキコの悩み全然分かってなかったね。私友達なのに、ごめんね。ちえ。私
Oh, si stanno parlando a cuore aperto. Oh. Avevate bisogno reciprocamente l'una dell'altra. Sono sicuro che animata questa scena deve essere davvero carina. Molto bella, secondo me, animata questa. È vero, io voglio andarmene. Brava. Complimenti. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Carina. Molto meglio del piccione di prima. Molto più bella. Quella di C però in realtà era bella, la versione ombra. Mi piaceva. Yukiko ha fronteggiato l'altra sé. Ha fatto sua la facciata usata per superare le avversità della vita alla persona Konohana Tsukuya. Yukiko! Daijoubu ka? Direi di no, Yosuke. Direi proprio di no. Certo, e ho anche fatto tutto nella prima giornata. Arigato. Io sono no. Fuji de yokatta. Anche io. Da na. De, kimi o koko ni horikonda no wa dare kuma? Bella domanda. Eh? Anata dare? Teiu ka nani? Sono Teddy. Kuma wa kuma kuma? De, horikonda no wa dare kuma ka? Wakaranai. Bello, ovviamente. Yona kiga suru kedo. Kyoku ga bonyari shitete. Dareka wakaranai no. Gomen ne. Teddy. Kuma-san. Wakaranai kuma. Ecco, appunto, e che ti pareva che tu dicevano prima al primo caso? Dareka ga iru tte koto da. Ma va? Davvero, Teddy? Sospettavi ancora di noi, Mangia miele. Poverina. Beh, vieni con noi allora. Che carina. Kuma! Lei non ha proprio detto roar, però. Kuma ne? Tu kai chiai da? Che schifoso. Hoyoku. Esatto. Dare da yo. Omae wa issho soko ni no. Che schifoso. Yukiko, daijoubu? Esatto, ma adesso come lo spiegano alla famiglia? Quello là dietro è il protagonista di Future Diary, però, È Yuki-kun, no. No, non Yuki, Yuki. Hai visto l'assassino? No. Come sei entrata lì dentro? No, perché giustamente ha detto che non si ricorda niente, quindi ricordi niente effettivamente? Palese. Come tutti i film anime che succedono queste cose. Ma il problema è come lo spieghi alla tua famiglia? Non sapevo dov'ero, ero dentro una TV. Beh, per adesso è presto per trovare una soluzione, effettivamente. Chiudiamola qui per ora. Al momento si è preoccupato per le condizioni di Yukiko. La tua statistica di comprensione è aumentata. Yukiko,
ああ、そうだよな。悪い。天城の疲れ、半端じゃないもんな。詳しい話は、まず天城が。Esatto. Eri un po' troppo pressante. Io capisco che tu voglia risolvere il caso. Ma stai buono. Riportare Yukiko a casa, ma i misteri del caso si infittiscono ancora di più. Eh beh, certo, che credevi. Per adesso sarà meglio aspettare che Yukiko si riprenda. L'arrivo del principe. Otto-san! Ah! C'è anche lui. Konchas! Mezurashiku Agari ga issho ni natta nde na. Okuri gatara tsurete kita. Domo! Kono haru kara Dōjima-san ni koki tsukawarete iru Adachi desu. Nanda Adachi, kore demo enryo shite nda zo? Matta otou. Chiamami anche stagista. Otto, soda. Kimi tashika Amagi Yukiko-san to tomodachi desho? Amagi-san buji ni mitsukatta kara sa. Minna ni mo shirasete arete. La vedranno domani, no? Che sollievo, lo sapevamo già. Vi dobbiamo molto. Otto, arigato. Facciamo finta di nulla. Kansha sarechatta yo. Nanka terenna. Demo demo, mada subete ga kuriya tte wake janai. E questo è palese, Adachi. Sakki kazuneta kaeri nan dakedo. Amagi-san, inai aida no koto oboete nai n datte sa. Eh beh, ci credo. Sono aida no kanojo no ashidori. Marude hontou ni kieta mitai de. Jitsuwa uchi ra mo tsukamete nakute sa. Nanka ayashii tte iu ka ura ni nani ka. E questo è vero. Baka yaro, iran koto iu na. Papà, non picchiare la gente a casa. Kinishinakute iu zo. Koitsu no kattena mōsō da. Allora me ne dimenticherò. Yukiko non c'entra niente. Dubiti di Yukiko? Shinpai suru na. Keisatsu wa yajiuma janai kara na. Koitsu no hitorigoto da. Honki ni suru na yo. Onaka suita. Oh no. Ah, sō da na. Ore mo. Oh no, ho fame. Dōjima-san mo Nanako-chan no mai ja peko peko nante iu n sure. Succederà qualcosa. Detto una frase del genere, succede qualcosa di sicuro a Nanako ora. Sagi ni te aratte koi. Lavati le manacce. La cena promette di essere un po' più movimentata per una volta. Oh, che bello. Vuoi salvare i tuoi progressi fino a questo punto? Certo.